Bene ragazzi, siamo in Puglia, siamo a Trani e oggi ho deciso di fare la puntata di Chef a Caso in un panificio perché essenzialmente oggi voglio cimentarmi in uno dei prodotti tipici della tradizione pugliese che è appunto la focaccia. In realtà non ho mai preparato una focaccia in vita mia, ho sempre visto mia madre che la preparava, ma ero il classico ragazzo che insomma la focaccia la mangiava piuttosto che prepararla. Adesso grazie agli amici del panificio adriatico, dell'antico panificio adriatico, perché c'è una storia dietro incredibile, ho deciso di preparare una focaccia con le mie mani. Non so cosa ne può uscire, spero nessuna intossicazione alimentare. Che dire, è scherzo. Quindi si può preparare una focaccia? Sabino! Andiamo a chiamare Sabino. Sabino? Non lo vedo. Sabino? Abbiamo perso Sabino. Va bene. Non c'è Sabino! Non iniziamo, eh. Questi sono i panini, ai cereali? Questo è pane integrale. Vedi, molto cereale. Madonna, che buono. Qua il buco c'è. Così, eh. Apri le mani, ciò c'è per prenderci. Apri. Ok, così. Apri. Apri, apri. Ah, ok, stop. Ci vuole la patata. Patata pura. Ok. Ok? Quindi abbiamo preso farina, patata, adesso un tocchettino di lievito extra vergine olive, metti un goccio pugliese, ragazzi, tanto è periodo dell'olio. Anche okay. 10 grammi di lievito. 10 grammi di lievito, sì. No? Prendi, sbriciola, forza. Comincia a girare. Mo, fermati, un po' d'acqua. Bravo, ci vuole sempre la mano del maestro, eh. Vai. Oh, comincio a unire tutta la pasta, vai, 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 vai. Signori, quando volete preparare una focaccia, non chiamate a dar mano. Non chiamate me, perché devo affinare la tecnica, vai, dell'impasto. Vai, 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 vai. Però siamo sulla buona strada, eh. Vai, questo vai, è quando vedevo nonna, vai, che preparava la pizza a casa. No, prendi questa pasta, comincia a pulirla. Bravo. Abbiamo preso un chilo di farina, più o meno. Abbiamo preso del lievito, 10 grammi. Abbiamo messo della patata, abbiamo messo il sale, ovviamente nell'impasto. Dio, le mani tutte. Guardaci. Poi l'acqua e essenzialmente stiamo facendo un lavoro di impasto. Io ho fatto un po' di farina, questo per togliermi tutta sta roba. Ce la metto. Bravo, la farina hai messo? Sì. Ho sbagliato? No, no, l'ho messo. No, bagna le mani là. Qua. Ah, quindi non mettete tanta farina, che altrimenti esce mosce. Ah, quindi mi raccomando, ogni tanto aggiungete l'acqua perché deve essere bella morbida, giusto? Allora, si mette un cellophane e si mette a riposare. Aspetta il cellophane che diventa la pasta più umida. Ok, quindi cellophane, un'ora e mezza e poi metteremo i pomodori. No? No. Poi va messo in tegame, schiacciarla. Insomma, tra un'ora e mezza vi faccio vedere cosa si fa. Intanto che aspettiamo un'ora e mezza, non sappiamo cosa fare. Non sappiamo cosa fare, abbiamo deciso anche di aprire una saletta. Cioè, da come fare la focaccia a come fare il muratore. Un'ora e mezza per preparare la focaccia. Wow. Mettila dentro, poi girala. Sì. Girala. Ho giro. Comincia a schiacciare. Ha una sensazione. Schiaccia. Strana. Gira le gambe, gira. Bravo, vai. Vai, vai. Copriamo e quanto lo facciamo stare? Quando cresce mettiamo i pomodori. Quando cresce? Quindi cresce, cresce, cresce. Stavo lavando le mani e si è rotto. Diciamo che da preparare una focaccia all'idraulico è un attimo. Ho paura. Facciamo finta che non è successo nulla. La focaccia è cresciuta, è diventata grande. Guardate, guardate, guardate un po'. Dall'aspetto sembra buono, adesso poi dobbiamo condirla. Spezzi i pezzi. Ok, spezzi i pezzi. Vediamo. E li, poi ce li metto. Un pomodoro essenzialmente. Bravissimo. Olio. Oh, prendo l'olio. Olio. Vai, vai. Origano. Olio, origano. Origano. Aspetta, però lo voglio mettere con stile. Stile, ok. Non tutto c'è. E da dopo? Adesso il sale. Il sale. Ok. Ah, la focaccia, ai fatti, dovrebbe essere pronta. Quindi va soltanto da infornare. Nuovo da infornare. Senta, ma dove c'è? Apriamo il forno. Dai, spingi, eccola. Dimmi,
Vai dentro, ma non ti scordi. Vai! Vai! Sì, vai! Chiudi! Chiudi! Poi si chiude qua. È un lavoro dove ci si scotta, ci si sporca le mani. Guardate qua. Adesso, ora vediamo come esce, poi lo facciamo assaggiare anche a Sabino, che se gli piace. Complimenti, una buona focaccia, faccio assaggiare al mio collaboratore. Prego, Franco. Buono. Non ti vedo convinto. Promossa? Come? Posso venire a lavorare qua l'estate? Domani inizio a lavorare. Bene ragazzi, diciamo che nei video di solito c'è una chiusura bella ad effetto dove diciamo: bene ragazzi, venite sul nostro canale, wow, iscrivetevi, continuate a seguire Chef a Caso. Però ero troppo felice del fatto che io abbia potuto cucinare una focaccia commestibile, tanto che Sabino, il titolare che ringraziamo, mi ha anche detto bravo. Che dire ragazzi, continuate a seguirmi, se vi va iscrivetevi al canale e ci saranno altri video sicuramente di Chef a Caso in giro un po' per l'Italia. Io sono Armando e questo è Chef a Caso.